Entra, com'è. Ormai il tempo è compiuto. Gesù sa che gli restano pochi giorni. Entra trionfante a Gerusalemme. Ma nei pochi giorni che seguiranno, egli prepara i discepoli al grande sacrificio della croce. Aveva risuscitato Lazzaro. Il miracolo era giunto alle orecchie dei capi della nazione. Essi tremano davanti al miracolo. Che succederà adesso? Un uomo morto da 4 giorni viene risuscitato. Non può essere occultato un segno così grande. Tutti crederanno in lui e noi saremo perduti. E allora conviene ammazzarlo. Ecco la conclusione iniqua per ragione di Stato. Cioè Caifa non pronunzia una condanna, ma dice colpevole o non colpevole, innocente o innocente, deve morire, perché altrimenti la nostra poltrona crolla, vengono i romani e diverranno padroni della nazione. Deve morire. Così anche farà Pilato. Pilato riconosceva l'innocenza di Gesù, ma per ragion di Stato lo lasciò in mano ai giudei perché lo crocifiggessero. Quanti delitti, fratelli e sorelle, oggi si commettono per ragion di Stato, perché Cristo continua a soffrire nel mondo in tutti quelli che credono in Lui. La giustizia è sparita dalla faccia della terra. Giudice giusto è soltanto Dio. È necessario che costui muoia per la salvezza della nazione. Giovanni Evangelista legge questo episodio in un'altra dimensione, una dimensione superiore. In quella frase di Caifa che condannava Gesù a morte, vedo la profezia per l'ufficio sacerdotale che egli occupava, da una profezia, cioè una profezia di ufficio, una profezia ministeriale, ma una profezia che risponde a verità. E Giovanni allarga lo sguardo a tutto l'orizzonte umano e dice: era necessario che Cristo morisse, in realtà, come diceva Caifa, e non soltanto per la sua nazione, ma per tutto il mondo, perché tutto il mondo non perisse per il suo sacrificio. Ed ecco, Gesù va alla morte per tutti noi, perché noi avessimo la vita. Lui ha pagato per tutti, pagherà per tutti, e noi in Lui siamo stati riscattati dalla morte. Noi siamo nati dalla morte di Cristo. La morte di Gesù è la nostra vita. Davanti alla tomba di Lazzaro, Gesù piange
e la gente dice ecco quanto l'amava. In realtà ecco quanto Gesù ci ha amato, non soltanto Lazzaro, ma tutti noi, ma egli muore per risuscitare tutti noi. Dalla sua morte noi siamo nati. Questa mattina noi ci prepariamo al grande triduo pasquale. Domani celebreremo l'entrata di Gesù in Gerusalemme. Lo abbiamo anticipato nella purificazione del Tempio. Gesù è entrato qui, ha purificato con il suo Santo Spirito le nostre menti, i nostri cuori, ci ha preparati alla Santa Pasqua. Ancora in questi giorni egli si piegherà davanti a noi, ci leverà i piedi come le lavò i discepoli, verserà l'acqua del suo costato, anticipando la trafittura del suo cuore, verserà l'acqua su di noi, ci purificherà e ci ridarà l'amore che è la vita. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Fratelli e sorelle, viviamo in questo triduo pasquale con grande raccoglimento, perché l'evento della Pasqua, l'evento della morte e risurrezione di Cristo, non è soltanto un fatto storico, è un evento salvifico che cioè esercita tutta la sua forza redentrice, santificatrice, ogni volta che viene celebrato la liturgia su di noi. La liturgia è l'attuazione di questi eventi, di questo mistero salvifico. Lasciamoci salvare da Gesù in questo momento, lasciamoci vivificare da Lui, la sua morte sia la nostra resurrezione. Entriamo così consapevoli nella Settimana Santa e viviamo intensamente l'evento salvifico in questa Santa Settimana. Questa mattina noi vogliamo offrire a Gesù l'ostia pura e l'ostia santa. Vogliamo lasciarci purificare ancora una volta, perché la nostra oblazione sia gradita a Dio. Nella celebrazione della purificazione è comparsa la figura di Maria, nostra madre, ed essa persevera a restare qui durante la celebrazione eucaristica. E Maria che addolcisce la lascivia del lavandaio e il fuoco del fonditore. E Maria nostra madre che impetra che la sferza del suo figlio ottenga il suo effetto, ma non sia così bruciante, perché è lei che prega. O Maria nostra madre, ti preghiamo, resta in mezzo a noi. E questa mattina sii tu intermediaria tra noi e il tuo figlio, che viene a purificarci. O Maria, versa la dolcezza del tuo cuore nel vaso da cui il Cristo attinge la nostra purificazione e impetra di Gesù la nostra conversione. Siamo ribelli. In questi giorni lo Spirito Santo ci ha parlato di ribellioni, ci ha parlato continuamente di risanamento delle nostre ribellioni. O Maria, tu fosti l'unica creatura sempre obbediente al Padre. O Maria, impetra per noi
il risanamento delle nostre ribellioni a Dio, le ribellioni interiori, il nostro non piegamento alla volontà del Padre, le nostre ribellioni alla legge dell'amore, le nostre ribellioni alla volontà del Padre. O Maria, prega tuo figlio perché siano risanate le nostre ribellioni della mente, del cuore, dei sensi, dell'anima e del corpo. O Maria, riporta la pace, riporta la dolcezza nei nostri cuori. O Maria, quanti cuori amareggiati! C'è un mare di amarezza in questo momento, in questa assemblea. C'è tanto amarore nei cuori per diversi e diversi motivi. Chi per un motivo, chi per un altro, amarezza nei cuori. O Maria, ti preghiamo, mescola col legno della croce la tua dolcezza in tanti amarezza e risollevi i cuori di tutta questa gente che aspetta per la tua intercessione, consolazione, guarigione, liberazione da tutte le oppressioni, da tutti i mali che ci affliggono. O Maria, Madre nostra, ci rivolgiamo a te in questo momento. Tu sei la Madre nostra, impetra da Gesù tuo figlio che lo Spirito Santo ci purifichi, ma ci disponga a ricevere dal Padre, da cui discende ogni bene, questa mattina la consolazione delle nostre amarezze, la guarigione delle nostre malattie, la liberazione da tutte le schiavitù, lo scioglimento di tutti i legami. O Maria, noi speriamo tanto nella tua intercessione questa mattina. O Maria, vieni qui in mezzo a noi. Noi siamo sicuri della tua preghiera, dell'efficacia della tua preghiera. Amen. Thank you.
Ecco, raccogliamo tutte le vostre suppliche e questa mattina saranno deposte ai piedi di Maria, perché sia lei in questo momento a impetrare per tutti quello che noi desideriamo, ma soprattutto impetrare per tutti l'assoluzione dei nostri peccati, la purificazione delle nostre coscienze. Ecco, raccogliamo tutte le suppliche in questo momento e le deponiamo ai piedi di Maria. Sia lei ad offrire le nostre preghiere a Dio. O Maria, Madre nostra, questa mattina le tue sante mani sono aperte. Tu ci dici: venite figlie, venite a me. Sono io che offrirò a mio figlio Gesù tutte le vostre richieste. Non temete, figli miei, io sono vostra madre. Io mi interesso di ciascuno di voi. Figli miei, venite a me in questo momento. Abbiate fiducia nella vostra madre. Sarò io a presentare ciascuno di voi ogni vostra richiesta al mio figlio Gesù. Egli sempre mi ha obbedito. A Cana ha cambiato l'acqua in vino, e anche questa mattina cambierà il vostro dolore in dolcezza. Cambierà la vostra malattia, il vostro malessere in benessere. Egli, il mio figlio Gesù, scioglierà le vostre catene. Egli ascolta sempre la mia voce. Figli miei, unitevi al mio cuore e piangiamo insieme i peccati. Io soltanto sono pure in mezzo a voi, vostra madre, ma tutti voi siete peccatori. Però io mi unisco a voi, io lacrimo con voi. Piangete insieme con me i vostri peccati davanti al Padre che avete offeso. E Gesù, mio figlio, vi darà grazia. Gesù, mio figlio, vi perdonerà, perché il Padre tutto ha posto nelle sue mani. Gesù, mio figlio, vi guarirà dalle vostre ribellioni e dalle vostre infermità. E Maria, vostra madre, che vi parla.